raccontarvi vo' a bel bello quel che accadde a Proust Marcello, che era un vecchio cataplasma sempre oppresso, ahimè, dall'asma. Così recita una filastrocca di Umberto Eco, che mi fa molto ridere come in genere le cose che ha scritto Eco, ma che riecheggia anche un'antica associazione, pericolosa, chissà, certo in parte giustificata, l'associazione di Proust con il tema della malattia. È vero, Proust visse malato, scrisse malato, inseguito nella parte finale della stesura del suo monumentale romanzo dal fantasma stesso della morte. Lo stesso fratello di Marcel ha contribuito a rafforzare questo ingeneroso accostamento, sostenendo che bisogna essere costretti a letto con una gamba rotta per poter leggere tutto il romanzo. Ma è davvero necessario ammalarsi o finire convalescenti per poter leggere Proust? La grande preoccupazione dei lettori, paradossalmente, è spesso quella di non avere abbastanza tempo per accostarsi a questa mastodontica impresa che si propone proprio di domare il tempo. Me l'hanno confermato anche i passanti che ho intervistato, se vi ricordate. Ma negli ultimi anni è successa una cosa. La pandemia ha ribaltato il nostro rapporto con il tempo e con la malattia, per un periodo almeno. Fra confinamenti, lockdown, coprifuochi, sospensione di attività ricreative, nel tempo libero non rimaneva un granché da fare. E i dati generali sulla lettura effettivamente ne sono la prova. Il 2020 ha visto crescere le vendite dei libri, le famose sere in poltrona in compagnia di un buon romanzo si sono imposte in mancanza di altre distrazioni. Qualcuno ha riscoperto un piacere che aveva magari dimenticato, per qualcun altro la nuova o ritrovata abitudine ha proprio attecchito. E la bizzarra contrattura del tempo, generata come un'onda dalla pandemia, ci ha traghettati fino a quest'anno, il 2022, che è l'anno del centenario prustiano. Per i 100 anni dalla morte di Proust sono stati dati alle stampe un'infinità di libri su di lui. Li vediamo nelle vetrine delle librerie, gli vengono dedicate mostre, convegni, persino podcast. E allora ho pensato di fare un'altra delle mie piccole inchieste. Nessuna pretesa di esaustività neanche stavolta. Non è una ricerca statistica, ma qualcosa che mi incuriosisce. Voglio solo sentire le reazioni. Sapere dalla viva voce di chi i libri li vende se ha qualche cosa di curioso da raccontarmi. Qualche fatto piccolo o grande, qualche aneddoto che mostri cosa succede al di là dell'accademia e dei circoli degli appassionati. Ci troviamo di nuovo in una puntata di dialogo e devo ammettere che queste inchieste parziali, idiosincratiche, queste inchieste poetiche, diciamo, iniziano ad appassionarmi. E mi concedo allora la possibilità di ripetere l'esperienza delle domande agli sconosciuti. Tanto ormai ho vinto la vergogna. Ancora un reportage, come quello fra i passanti, ma stavolta andrò per librerie. Io sono Ilaria Gaspari e questo è Chez Proust, un podcast prodotto da Emons Record con il contributo dell'Institut Français Italia. Puntata 10. Proust in libreria. Quando comincio mi trovo a Parigi, nel 14° arrondissement, dove ha sede la mia casa editrice francese e dove mi hanno prenotato dunque l'albergo. Entro in una libreria di quartiere, in Rue Losserand. La libreria ha un nome che trovo talmente poetico, talmente prustiano, che è perfetto. Au plaisir des yeux, al piacere degli occhi. In vetrina, oltretutto, campeggia una sagoma, una silhouette di cartone colorato del famoso ritratto di Proust, opera di Jacques-Émile Blanche, col baffetto impertinente, per pubblicizzare l'edizione della Recherche della Pléiade. Entro con il mio registratore, pronta a fare incetta di informazioni. La risposta dei librai è abbastanza sorprendente. Prima di tutto, anche se sono di una gentilezza squisita, nessuno dei due, né lui né lei, ha intenzione di lasciare che registri la sua voce. Sono timidi? Credo di sì. Si rimpallano un po' l'incombenza, poi è lui a rispondermi. Non vuole essere registrato, appunto, ma si rassicura quando gli dico che mi limiterò a prendere appunti. Ed è così carino da leggermi i dati di vendita dei vari volumi della Recherche dal 2020 in poi. Li annoto. Eccoli qui. Dalla parte di Swan, nel 2020 13 copie, nel 2021 14, nel 2022 fino adesso 7. All'ombra delle fanciulle in fiore. Nel 2020 6 copie, nel 2021 ben 12, nel 2022 finora solo 3. Dalla parte dei Guermantes. Nel 2020 0 copie, nel 2021 6, nel 2022 finora 3. Sodoma e Gomorra. 2020 4 copie, nel 2021 siamo cresciuti arrivando a 5, nel 2022 per ora soltanto 2. Per quanto riguarda La prigioniera, nel 2020 7 copie, nel 2021 4, nel 2022 fino adesso solamente una. Albertine scomparsa, nel 2020 2 copie, nel 2021 ben 4, nel 2022 per ora una.
Il tempo ritrovato? Nel 2020 ben 8 copie, nel 2021 soltanto 3, nel 2022 siamo già a 2. Resta il mistero di come mai nessuno nel 2020 abbia comprato i Guermantes. Certo, poi le vendite sono cresciute. In media, mi dice il libraio, vende un volume di Proust al mese. La nuova edizione della Pléiade è uscita da poco. Ne è venduta una copia in aprile e una in maggio. Di libri su Proust, invece, non ne vende mica tanti. C'è da pensare quindi che questa sterminata produzione del 2022 rimarrà per un po' sugli scaffali. Allargo la mia ricerca a Bruxelles, in un'altra libreria di quartiere. È vero che Proust non era belga, è vero che qui si parla anche fiammingo, ma sono molto curiosa di sapere cosa succede in una città francofona che non è Parigi. Entro nella bella Librairie Novembre, a Saint-Gilles, in Rue du Fort. Qui di fronte, per inciso, proprio nel giorno in cui arrivo a fare le mie interviste, si inaugura con una festa la deliziosa succursale della libreria italiana di Bruxelles, Piola. Si chiamerà Piola Piccola, ma siccome non ha ancora aperto e inoltre è specializzata in libri italiani, non può offrirmi dati di vendita che giovino alla mia ricerca. Il libraio della Librairie Novembre è così gentile che mi offre subito il caffè che sta preparando per sé. Il rumore in sottofondo, infatti, ve lo dico a scanso di equivoci, è proprio quello della macchina del caffè. Lavora qui da tanto? Sì, 2 anni e mezzo. Ho aperto la libreria subito prima della pandemia. È stato cool. Ma è andata bene comunque? Sì, alla fine non è andata male perché qui a Bruxelles le librerie erano considerate servizi essenziali e quindi sono riuscito a non chiudere mai. E da un punto di vista culturale non c'era molta altra offerta, quindi le persone hanno letto molto. Insomma, alla fine se l'è cavata. Ma sì, poi ero all'inizio, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Procedevo proprio un po' alla cieca. Il primo mese prima del lockdown era stato strano perché dovevo farmi conoscere dalle persone. Poi, durante il primo lockdown, facevo consegne a domicilio, in bicicletta. Così le persone hanno iniziato a conoscermi. E poi noi librai abbiamo potuto tenere tutto aperto, quindi c'erano spesso persone. Le persone hanno letto, secondo me, più di quanto non leggano normalmente. E per quanto riguarda Proust, ha venduto molte copie, quella gente che aveva più tempo per leggere? Penso di aver venduto 2 volte la recherche da quando ho aperto. La versione integrale, intendo. Non è male, no? Ho la versione integrale qui perché non ho fatto particolare attenzione alla questione del centenario. È vero che se ne è parlato, eccetera, ma a me piace che la parte dei classici, quella... In fondo alla libreria si è dedicata tutta alla letteratura e c'è una porzione che è proprio solo per i classici. E Proust chiaramente c'è. È ovvio. Ma lei l'ha letta la recherche? Non per intero. Ho letto delle parti. Ho letto, per esempio, dalla parte di Swann, ma parecchio tempo fa. E poi ho letto degli estratti di All'ombra delle fanciulle in fiore. A scuola gliel'hanno fatto leggere? A scuola l'abbiamo sfiorato. Non sono affatto uno specialista, ecco. Ah, ma io non voglio intervistare solo specialisti, è proprio questo il punto. Ho delle idee sicuramente un po' banali su Proust. Ho molta reverenza per lui e penso che sia stato uno scrittore immenso, ma non l'ho letto per intero, non l'ho approfondito più di tanto. Inoltre, si vende raramente, non è facile venderlo, ma è vero che rispetto al passato, da quando c'è stato il lockdown, si vende comunque di più. Esattamente questa è la cosa che mi chiedevo. Ho venduto molti classici durante il lockdown, per un libraio è importante. E chi è il suo scrittore preferito? Non so. Direi Conrad. Molto diverso da Proust. Sì, e molto più breve. E poi amo molto anche Jack London. Sì, e poi amo Bulgakov, i russi, molti russi in generale. Decisamente un libraio gentilissimo e non proustiano. La sera stessa mi imbatto in una vera e propria delegazione della libreria Filigran.
Siamo a una festa. A quanto pare Bruxelles è tutta una festa. I librai sono venuti tutti insieme. Non me li posso lasciare scappare. Filigran è probabilmente la libreria indipendente più grande d'Europa, con una vastissima sezione internazionale. E la delegazione, per l'appunto, arriva proprio da lì. La domanda è, avete venduto molto Proust durante la pandemia in questi ultimi due anni? Noi lavoriamo nel settore internazionale, ma nel settore francese sono sicuro che ne hanno venduto tanto. Già, proprio perché è il centenario. Noi non abbiamo traduzioni. Sì, da noi venderlo è un po' complicato, perché vendiamo sì i bestseller in traduzione, ma soprattutto i libri in lingua originale. Per esempio al settore italiano soprattutto libri italiani, al settore inglese soprattutto libri anglofoni. Noi diciamo più Proust che Proust. Io giro un po' tutta la libreria e vedo che nel reparto letteratura hanno parecchie cose di Proust, anche la saggistica. Sì, vedo che vanno a cercare spesso cose proustiane. E lei? Sì, anche io lavoravo nel settore internazionale ed è capitato che mi chiedessero delle edizioni in inglese di Proust, però è vero che non le abbiamo mai avute le edizioni in inglese di Proust in stock. Grazie. E lei mi ha detto che non lavora più in libreria, ma quando era libraia? No, io non faccio più la libraia, però anch'io lavoravo nella sezione internazionale, quindi non capitava spesso perché la maggior parte delle persone compravano Proust in francese, però sì, è capitato. Qualcuno di voi è appassionato? Sì, io ho letto il primo volume di Proust e devo dire che apprezzo molto la lentezza del racconto. Credo che per leggerlo, per capirlo e per apprezzarlo bene si debba essere nello stato d'animo giusto. Quindi penso che sia un libro che se ti capita al momento giusto della tua vita può addirittura cambiartela la vita. E se no bisogna avere pazienza, un po' come con tutti i libri. E lei? Je reste chez Proust. Io resto chez Proust. Siamo alla ricerca del tempo perduto, ora, come sempre. D'ora in poi, quando sarò in ritardo, dirò anch'io che sono alla ricerca del tempo perduto. Mi pare un ottimo eufemismo. E in Italia? Al Festival La Grande Invasione, a Ivrea, non mi faccio sfuggire l'occasione e intervisto Alessandro. Per molti anni ha fatto il libraio insieme a Gian Mario Pilo, che organizza il festival. Da qualche mese, invece, Alessandro si sta imbarcando in una nuova avventura. Studia per diventare editor. Alessandro, che fino a poco tempo fa ha fatto il libraio. Da libraio, hai venduto tanto Proust? La risposta deve essere sincera? No. Sincera, il punto è sincera. Poi se vuoi puoi darmi anche quella inventata. No, quella sincera è che purtroppo si vende poco. Si vende poco e negli anni avrò venduto 2 copie l'anno. 2 copie di tutta la Recherche o di qualche volume? Di tutta la Recherche, perché ultimamente venivano a chiedermi, scusami, quella degli Einaudi o quella Mondadori, che sono, le trovi in volumi unici. Quindi 2 ne hai vendute a chi? Ti ricordi? Beh, guarda, ti posso raccontare una cosa simpatica, che è questa, che una è un signore anziano di Ivrea, che è nipote della Ginsburg. Quindi venne in libreria a dire, Alessandro, ma tu ce l'hai per caso la Recherche? E io gli ho detto, certo, quale? Ma come quale? Quella tradotta da mia zia. E ce l'avevi? Beh sì, anche perché quella è in Audi, quindi. E l'altro? E l'altro invece era un ragazzo incuriosito. Poi non so come sia andata a finire, se l'ha letto oppure l'ha riposto in libreria, però l'ha comprato. Intanto quindi li hanno comprati. E sì. Tu invece da libraio, ma anche da lettore, insomma da persona che ama la letteratura, ti sei mai avvicinato? Sì, mi sono avvicinato, però adesso che tu mi stai facendo questa intervista sicuramente ho la voglia di riavvicinarmi. Uno per un motivo diverso, che è quello dell'età e della consapevolezza e della conoscenza mia personale della letteratura.
Perché la prima volta eri molto giovane? Sì, ero molto giovane, in realtà più che molto giovane ero molto inesperto, perché mi ero avvicinato come tutti durante il periodo del liceo. Quando ti facevano leggere delle parti, allora ero andato, me l'ero comprato e avevo letto. Io penso che ci sia un'età in cui è più giusto avvicinarsi, e se è troppo prematuro uno rischia di non cogliere, sei d'accordo? Sì. Ci sono dei libri sicuramente che hanno diverse chiavi di lettura, le puoi fare in diversi periodi della tua vita. Un libro come La Recherche secondo me no, o meglio sì, la puoi fare durante diversi periodi della tua vita, però ce n'è quasi sempre solo uno per quanto riguarda quello giusto. Quindi adesso tu pensi che dopo questa intervista ti rimetterai a leggerlo? Certo Ilaria, assolutamente. Non ti dico quando perché non lo so, però lo farò. A Roma entro in una libreria nata da poco, anzi proprio neonata, mi dice il libraio, la libreria Panisperna. Hanno aperto i battenti in tempo per il Natale, nell'ottobre 2021. Chiedo al libraio, che è senza voce e quindi mi dice che preferisce che io prenda appunti anziché registrarlo con questo tono che effettivamente sarebbe un po' inintelligibile, se abbia venduto qualche tomo o edizione della Recherche. E proprio per Natale mi dice ha venduto un'edizione in Audi dei 7 volumi in uno. I 75 fogli, appena usciti per la nave di Teseo con un'introduzione di Daria Galateria, i clienti della libreria li chiedono spesso. Altre opere su Proust, invece, non tanto. L'audiolibro della Recherche è un progetto che lo incuriosisce immediatamente. Ma quanto dura, mi chiede, e devo dire che è una domanda ricorrente. Mi fa notare una cosa che anch'io, registrando le puntate del podcast, sto osservando. Quanto sia difficile leggere il periodale di Proust, rispettando la punteggiatura, nella lunghezza e nel respiro dei periodi. Con molta ammirazione per gli interpreti, dunque, che riescono a trattenere il fiato fino in fondo. E infine, da grande appassionato di Fortini, che ha tradotto una quantità impressionante di grandi autori e contribuito in larga parte all'edizione in Audi, mi consiglia di cercare un filmato negli archivi RAI in cui Fortini parla di Proust. Mi riprometto di rintracciarlo. Paola Di Stefano è la libraia della libreria Carta Bianca di Valsamoggia, in provincia di Bologna. La incontriamo online. Durante una presentazione appunto online in piena pandemia del primo volume dell'audiolibro proustiano Alla ricerca del tempo perduto, letto da Anna Bonaiuto. Durante questa presentazione online, lei a un certo punto con un colpo di teatro estrae la sua tesi di laurea, una tesi dedicata a Proust. Non possiamo farci sfuggire l'occasione di chiederle se riesce nella sua libreria di Valsamoggia, Carta Bianca, a vendere qualche copia di Proust e qual è il suo rapporto con questo autore, da libraia, lettrice e anche appunto autrice di una tesi proustiana. Per quanto riguarda la prima domanda, vendere Proust cosa significa? Insomma, ovviamente è un'opera che consigliare non è proprio facile. Chi acquista La Recherche lo fa perché la vuole leggere, perché sa già che cosa sta affrontando. Insomma, non si consiglia un libro di qualche centinaia di pagine, un'opera pazzesca che devi sapere e capire prima ancora di prenderlo in mano. Detto questo, io lo faccio, ogni tanto ho successo, ogni tanto mi seguono, perché insomma i nostri clienti tutto sommato si fidano. Naturalmente più semplice è consigliare i vari saggi che escono, che sono usciti nel tempo. Faccio l'esempio più semplice che mi viene sono gli ultimi due, quello di Daria Galateria, Il vestiario di Proust di Sellerio e ovviamente i 75 fogli che io come tanti proustiani aspettavo al varco, e quindi quando è arrivato è stato bellissimo poterlo leggere e poterlo consigliare. Naturalmente l'operazione che sta facendo Emons con l'audiolibro è un incentivo alla vendita di Proust, e ne abbiamo venduti delle copie più facilmente, intanto perché è un altro approccio, è meno spaventoso forse l'audiolibro, e la lettura di grandi attori, attrici, insomma dei professionisti, facilita l'ascolto, oltre che caratterizzare ancora di più, se ce ne fosse il bisogno, la lettura, perché ti fai cullare e insomma è più semplice, non devi tu sforzarti nell'interpretazione. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista delle vendite, io me la gioco sempre e a volte mi seguono.
Per quanto riguarda la mia passione, invece, è nata da giovanissima. Ho acquistato il mitico cofanetto Einaudi a 18 anni con uno dei primi stipendi. Non so perché è stato un impulso amoroso senza ragione e ha vinto il cuore, evidentemente, da decenni. Leggo, rileggo e leggo Proust e leggo quanto accade intorno a questo autore meraviglioso. Ho fatto, come sai, come abbiamo avuto modo di parlare già in passato, anche la tesi laurea sulla ricerca del tempo perduto. Era una tesi in psicologia delle arti, quindi univa la mia passione giovanile per la storia dell'arte e l'altra passione giovanile, sempre proustiana. La mia tesi, infatti, si focalizza perché esiste tuttora, su una ricerca iconografica. Insomma, mi aveva colpito il numero pazzesco di citazioni pittoriche all'interno della ricerca e quindi mi sono messa proprio a fare un lavoro di catalogazione. Dal lavoro di catalogazione poi mi sono resa conto che in realtà Proust, come fa molto spesso, come ha fatto nei pastiche e come fa in questo caso, riscrive le opere d'arte dei grandi pittori. Al modo di lui si cita precisamente l'opera specifica da Botticelli a Ghirlandaio, tutte quelle insomma che sappiamo chi ha letto la ricerca, fino a ricreare opere non reali, ma che lui le rende realistiche. Io ero totalmente preda di questa scrittura, di questa fascinazione, della sua capacità immensa di creare opere anche dove, opere d'arte anche dove non esistevano nella realtà. Insomma, a quanto pare, per risvegliare l'interesse dei lettori nei confronti di Proust, più del centenario, che ha più che altro offerto a numerosi e spesso brillantissimi esperti un'occasione editoriale importante, ha potuto la pandemia, che ci ha illusi, anche se temo che sia stata appunto un'illusione di breve durata, di tornare a possedere il nostro tempo. E quindi, ancora una volta, la conclusione a cui mi portano queste chiacchierate è la stessa. Il nemico principale di quest'opera monumentale dedicata al tempo è proprio il tempo. E la sensazione di non possederlo, di non maneggiarlo, di non disporne. E pensare che forse le chiavi alla rivelazione del suo segreto sono proprio nascoste in un posto sicuro dentro questa montagna di pagine. Bisogna solo trovare la combinazione giusta per accedere, l'apriti sesamo. O forse, semplicemente, basterebbe per qualche tempo ritirarsi presto la sera, anche in assenza di coprifuoco. Avete ascoltato Chez Proust di Ilaria Gaspari, un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno dell'Institut Français Italia. Regia Paolo Girella. Studio di registrazione 24 gradi e Soundwood, Roma. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Bertrand Chaumeton. Musiche di Maria Scivoletto. Si ringraziano Paola Di Stefano della libreria Carta Bianca di Valsamoggia, Bologna, Alessandro, ex libraio, i librai e le libraie delle librerie Filigran e Novembre di Bruxelles per i contributi.